qui più di una volta sono visitati i capelli bianchi. Io ancora non sono arrivati neanche alla testa. Devo contrattirla, ci vediamo. Qualcuno? Allora non si vedono. In platea, devo dire, ci sono poche persone della mia generazione. Questo è anche un sintomo della rappresentatività di cui parlava prima Sandro, di cui abbiamo sentito nello spettacolo. La mia probabilmente è una generazione in cui è stato sottolineato che bisogna dire grazie perché ci è stato dato da lavorare e quindi di fare esperienza. Un mondo del lavoro, un approccio al mondo del lavoro molto diverso da quello di Vittorio o di moltissimi di voi. Come ci siamo arrivati? E questo lo chiedo alla dottoressa Lidi Casano, che è ricercatrice in diritto del lavoro all'Università dell'Insubria, docente di diritto sindacale del lavoro. La normativa com'è cambiata? Cioè, perché siamo arrivati a questo punto? Allora, in effetti mi ero messa in testa di fare un intervento di questo tipo, devo essere onesta. Cioè, una sorta di retrospettiva, no? Come è evoluto il quadro delle regole del lavoro in tutti questi decenni, di fronte a queste trasformazioni che sono state richiamate. Io mi sento in effetti di condividere la posizione che è stata espressa da chi mi ha preceduto. Purtroppo tante volte la urgenza dei problemi che di fatto ci troviamo ad affrontare e che sono e continuano ad essere drammatici ci impedisce di ricordare e di renderci conto del fatto che non sono nuovi. Allora mi faceva piacere agganciarmi un attimo a quello che è stato appena detto, perché proprio in questo tentativo di ripercorrere come sono cambiate le regole del lavoro, io insegno il diritto del lavoro, no? E quindi come sindacalista si interrogo su come cambia il mestiere del sindacalista e mi interrogo sull'oggetto del mio lavoro, come è cambiato il diritto del lavoro per rispondere alle esigenze di tutela dei lavoratori. È stata una corsa continua, un affanno continuo nel tentativo di adattare il cuore di appunto una materia, il diritto del lavoro e i suoi valori a cambiamenti incessanti, però di precarietà non si parla certo da oggi. Credo, ecco, io mi ero fatta proprio, mi ero presa degli appunti sulle definizioni che hanno usato i giuslavoristi e che ci sono stati nei dibattiti sulle regole del lavoro nel tempo. Allora, già tra gli anni 70 e 80 si parlava della fine dei fasti del garantismo e di un estenuante dibattito su subordinazione, parasubordinazione e flessibilità. Stiamo parlando degli anni 70-80 del secolo scorso. Poi c'è stato il mantra della flexicurity, la flessicurezza, in cui, seguendo un po' la scia del dibattito europeo, tutti si sono interrogati su come spostare le tutele dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro, perché è vero, no? Le carriere cambiavano. Abbiamo visto dei dati, devo dire un po' sorprendenti, che ci ha portato il segretario Estelli sulla percentuale di persone che hanno contratti di lavoro atipici, comunque a tempo determinato, intanto era sul tempo determinato in particolare, ma che comunque si discostano dalla tipologia standard di rapporto di lavoro che il nostro legislatore continua a ribadire, l'ha fatto da ultimo con l'articolo 1 del decreto legislativo 81-2015, Jobs Act, il riordino delle tipologie contrattuali. Il lavoro standard è quello subordinato a tempo indeterminato, però è dagli anni 80 del secolo scorso che non è poi esattamente così, no? Allora, queste sfide ci sono da tempo, come sono cambiate le regole del lavoro? Con continui innesti, con processi di andata e ritorno che hanno cercato di coniugare per quanto possibile quello che ci diceva chi mi ha preceduto, istanze purtroppo di flessibilità che non vengono dai territori, non vengono solo dal basso e non sono solo racchiuse dentro i confini del nostro Stato-nazione, tra l'altro, ma che vengono da processi che si collocano ben al di sopra. Prima si parlava di licenziamento della GKN, facendo un intervento nella pièce che abbiamo ascoltato prima. Sappiamo che le origini di questi processi sono lontane. Allora cosa può fare, cosa si può fare, come devono cambiare le regole del lavoro per governare tutta questa complessità? Poi, tra l'altro, non è soltanto l'istanza di flessibilità che viene dal mondo delle imprese e che determina poi questi fenomeni di precarizzazione a cui stiamo assistendo. Stanno cambiando anche i lavoratori, stanno cambiando i modelli di organizzazione familiare, stanno cambiando i percorsi di vita delle persone. Vero, le nuove generazioni devono dire grazie per avere un lavoro, devono dire grazie anche per avere una famiglia, devono dire grazie anche per avere dei figli,
Ecco, allora, in qualche modo questa complessità, il punto a cui volevo arrivare è questo, non dire che non sono problemi attuali, non dire che non sono problemi che devono essere affrontati, ma dire anche che bisogna avere effettivamente l'apertura di comprendere che forse non è la modifica legislativa sull'aspetto di dettaglio nella regolazione del rapporto individuale di lavoro o di una specifica tipologia contrattuale quello che cambierà le sorti dei lavoratori oggi. Io ho avuto la fortuna, e dico veramente la fortuna dopo anni, di essermi occupata di diritto del lavoro con questa prospettiva: lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, flessibilità, sicurezza, tutele, precarietà. Ho avuto la fortuna di occuparmi di un settore specifico che è il lavoro della cura e assistenza alle persone, i servizi di cura nel settore privato. Allora, dove sono questi lavoratori? Quali sono le risposte che vengono date a più di 2 milioni di lavoratori che lavorano in condizioni radicalmente diverse da quelle dei lavoratori, seppur precari, di cui noi ci stiamo preoccupando? C'è un'infinità di lavoratori, veramente sono numeri impressionanti di lavoratori fuori dal mercato, completamente fuori dal mercato. E anche a queste realtà del lavoro bisogna imparare a guardare, bisogna iniziare a guardare. Certamente è cambiato il lavoro standard, è vero, il lavoro a tempo determinato non è più quello di una volta, è vero, sono aumentate le tipologie contrattuali precari, ed è vero che il legislatore assume a ondate posizione di alleggerimento dei vincoli nell'utilizzo di queste tipologie contrattuali, e questo crea sicuramente precarietà. Però ecco il punto di riflessione che volevo porre, anche proprio per richiamare il pensiero di Vittorio, che in occasione di questo convegno ho avuto anche l'opportunità di rileggere, appunto, come dicevo prima, segretario Stelle, alcuni discorsi da lui pronunciati, no? Per ricostruire un po' il suo pensiero. Allora, bisogna effettivamente guardare non solo alla funzione del sindacato, ma anche alla funzione delle regole del lavoro, credo oggi con maggiore apertura, per renderci conto che se è importante continuare a presidiare una funzione rivendicativa di buone condizioni di lavoro, la qualità del lavoro di cui parlavamo, per i lavoratori con la L maiuscola, non si può dimenticare che tantissime conquiste sono ancora da fare per i lavoratori con la L minuscola, e purtroppo la coperta è corta, ecco, da un certo punto di vista la coperta è corta. E un altro punto di riflessione su cosa concentrare gli sforzi, e qui non posso che riconoscere che il legislatore non ha avuto performance perfettamente soddisfacenti, perché è vero, anche il legislatore alla fine si occupa di modifiche di dettaglio senza guardare, come dire, al complesso dei fenomeni che si trova a governo, ma perché è troppo, io credo che sia veramente troppa la complessità da gestire oggi. A cosa guardare? Ci sono istanze di tutela che forse rimangono ancora un poco sotto traccia. La domanda che guida le nostre riflessioni è: quale lavoro? Precarietà, e ne abbiamo parlato tanto, qualità. Qualità e anche capacità di costruirsi una professionalità che poi deve essere difesa, ovviamente, deve essere difesa dalle leggi, evidentemente, ma deve essere ovviamente difesa anche dal sindacato. Quale ruolo per la contrattazione collettiva? Allora, giustamente il segretario Stelle diceva anche noi dobbiamo farci tante domande, no? Tutto il discorso che vi sto facendo è per dire non ci sono solo le regole sul rapporto di lavoro individuale, ci sono anche le regole sui rapporti collettivi, e questo è un grande capitolo di riforme che il segretario Stelle ci diceva deve ancora essere aperto. Ma non solo, se è vero che il legislatore forse ha avuto spesso la tentazione di innestare eccessive dosi di flessibilità in quello che era uno statuto protettivo a cui tutti evidentemente teniamo e che riteniamo comunque fondamentale, è vero anche che nel tempo sono state sempre maggiori le aperture nei confronti della contrattazione collettiva, che gioca un ruolo importante ormai rispetto a moltissimi istituti, e anche l'esempio fatto sulla riforma del contratto a termine. E qui mi aggancio a questo, giusto per dire una parola in più, dare qualche elemento in più.
È indubbio che ci sia stato un intervento di alleggerimento dei vincoli nella disciplina del lavoro a termine, ed è il tredicesimo, come giustamente ci si ricorda. È un atteggiamento schizofrenico, se ci pensiamo bene, perché si continua ad andare avanti e indietro, mettere i limiti, togliere i limiti, causali rigide, causali meno rigide, limitare il protrarsi nel tempo del lavoro a termine, insomma, è veramente una giungla. Però in questo c'è un elemento che, più che di novità, forse a me sembra di ritorno al passato, cioè il legislatore dice è la contrattazione collettiva a decidere quali sono le regole. Non in generale, ovviamente c'è un quadro legislativo che tra l'altro deve tenere conto di una direttiva europea che deve essere applicata nel nostro paese e che pone dei vincoli al nostro legislatore. Però poi il legislatore dice adesso, ma non è una cosa particolarmente originale, cioè è una cosa che già c'era negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta era la contrattazione collettiva a dire quali erano le causali per il ricorso a contratti a termine. Ora il legislatore ci riporta a questa situazione. E la contrattazione collettiva cosa fa? E questa anche è una domanda che ci dobbiamo fare. E cosa ha intenzione di fare? C'è adesso una finestra fino al 30 aprile 2024, è quasi un libera tutti, quindi le parti del rapporto appunto individuali di lavoro si accordano su quali siano le ipotesi appunto per la stipula di contratti a termine superiore ai 12 mesi se non ci sono previsioni di contratto collettivo ai diversi livelli. È evidente una fortissima responsabilizzazione. Questo è solo un esempio, ma sono moltissime le aree in cui oggi la contrattazione collettiva può effettivamente fare la differenza, in presenza però di un quadro che condivido non è sviluppato sul piano della regolazione dei rapporti collettivi e dei sistemi di relazioni industriali, perché la lettura dell'articolo 39 che ci ha fatto prima il segretario Stelle potrebbe essere quasi sorprendente, no? Come ancora oggi ci troviamo a discutere sulle regole della rappresentanza. C'è una norma che ormai è diventata un po' ancoraggio di tutti i rinvii alla contrattazione collettiva che il legislatore fa, l'articolo 51 del decreto legislativo 81 del 2015 rinvia alla contrattazione a livello nazionale, territoriale, aziendale, selezionando quelli che dovrebbero essere i soggetti comparativamente più rappresentativi, ma sappiamo che poi però ricasca l'asino, come li individuiamo, servono regole, servono numeri, servono dati. E però poi a quel punto, se ripensiamo al fatto, al numero dei contratti collettivi, a quanti di questi contratti collettivi già oggi sono firmati dalle parti più rappresentative, io dico, non è una provocazione, è soltanto un elemento di riflessione, già oggi l'analisi della contrattazione collettiva siglata dalle parti più rappresentative ci dimostra che tante aree di tutela devono ancora essere presidiate. Adesso torniamo poi magari con qualche esempio concreto.